Oggi circolofraga.com è il canale di comunicazione tra Italia e Repubblica Ceca. È lieto di avere l'opportunità di intervistare il signor Riccardo Lucque, il ristoratore tra i più famosi di Praga, il proprietario del ristorante Aromi e il presidente dell'Associazione dei Ristoratori Italiani ARIT a Praga. Buongiorno. Buongiorno. Da quanto tempo lei vive a Praga e che cosa ha determinato, diciamo, la sua decisione di venire a vivere nella Repubblica Ceca? È il sesto anno che sono a Praga e la mia decisione è stata perché mia moglie è ceca naturalmente e naturalmente venivo in vacanza spesso con lei in questa città e in quel tempo vivevamo in Inghilterra, quindi sono già 16 anni che manco dall'Italia. E abbiamo deciso di venire qua perché mi è piaciuta tantissimo Praga come città e anche pensavo che c'erano tante cose da fare, in quanto non riuscivo a trovare un ristorante italiano di qualità in quel periodo. E quali sono le attività che lei gestisce a Praga? In questo momento ho il ristorante a Romi, dove siamo in questo momento. In più, al fianco del ristorante ho un negozio di alimentari specializzato, dove vendo dal pesce fresco ai salami, tutte cose che importo direttamente dall'Italia. E tra due settimane aprirò un altro locale al centro. Qui siamo a Praga 2, nella zona residenziale di Praga. Io la chiamo la Chelsea di Praga. E al centro, naturalmente, sarà vicino al Ponte Carlo, è un altro locale che si chiamerà La Finestra in Cucina, perché ha una finestra grandissima dove si vedono i cuochi in azione, perché ci credo molto nello show della cucina. E come lei è diventato ristoratore? Dove ha imparato a cucinare? Ristoratore sono diventato, diciamo, un po' per caso. Mi è sempre piaciuto la cucina, mi è sempre piaciuto mangiare e gustare i cibi. E quindi ho puntato sulla scuola alberghiera e ho scoperto che veramente mi ha emozionato e sono praticamente diventato cuoco e di conseguenza ristoratore. La crisi si vede anche nel settore di ristorazione, secondo lei? La crisi si vede tanto nel settore di ristorazione. A Praga i ristoranti che subiscono una maggiore crisi sono i locali che lavorano con il turismo. Il turismo ha avuto una flessione incredibile del 30-40% quest'anno e quindi i locali che sono collocati al centro e lavorano con hotels stanno veramente soffrendo in questo momento. Io fortunatamente sono fuori dal circolo del turismo, lavoro con gente locale, e ho una bella clientela e quindi ne risento molto molto meno e posso dire che in questo momento ancora non sono stato toccato dalla crisi. E come lei vede in particolare il futuro della ristorazione italiana nella Repubblica Ceca? La ristorazione italiana nella Repubblica Ceca, in qualsiasi altra parte del mondo, ha un futuro fantastico secondo me, perché la nostra cucina è una cucina semplice, capita da tutti e probabilmente la più popolare delle cucine etniche che esistono al mondo. Quindi il futuro è roseo, i cuochi italiani stanno sempre più girando e andando all'estero ad esportare il nostro know-how e quindi non può che migliorare. E cosa lei pensa si dovrebbe fare per sostenere la cucina italiana nel mondo? Bisogna continuare come quello sulla strada che stiamo adesso, bisogna uscire fuori dall'Italia, bisogna aprire ristoranti, bisogna assumere cuochi che sappiano il loro mestiere ed oggi, d'altronde, la chiave del successo di un business, di qualsiasi business, è la professionalità. Non è più come una volta che si apriva il ristorante e si lavorava, adesso lavorano solo i migliori e secondo me in tutti i casi questa crisi sta portando anche una pulizia, diciamo, dei locali che sono stati fatti sul fai da te senza veramente usare professionalità o gente del settore in tutti i casi. E come è nata l'idea dell'Associazione dei Ristoratori Italiani? L'Associazione dei Ristoratori Italiani, ARIT di Praga, è nata con l'idea di promuovere la cucina italiana. Noi abbiamo pensato di creare un marchio, il nostro marchio ARIT, che tutti i ristoranti che partecipano, che sono soci di questa associazione, hanno davanti i loro ristoranti. E questi marchi ci distinguono da questi ristoranti di cui parlavo prima, di questi ristoranti che non hanno niente di italiano.
abbiamo un nostro statuto nel quale diciamo che o il proprietario o lo chef deve essere italiano oppure deve aver lavorato per un periodo di tempo in Italia, e diamo l'obbligo ai ristoranti che aderiscono a questo club di utilizzare prodotti specificamente italiani. A quali progetti avete partecipato come l'associazione? Abbiamo partecipato ad un progetto di formazione professionale finanziato dalla Comunità Europea. A questo progetto è stato organizzato da Antares e dal Consorzio Provinciale di Formazione di Ferrara. In 2 anni abbiamo fatto delle lezioni di cucina, lezioni di educazione vino, lezioni di sala, preparazione per i camerieri, per i cuochi, corsi di pasticceria, corsi di storia della cucina italiana. E abbiamo fatto lezioni per 600 persone, quindi penso che sia stato un successo non indifferente. Abbiamo anche organizzato, dopo questa cosa, un corso di pasticceria professionale con l'aiuto del pasticcere di Hilton, dell'hotel Hilton, e come ogni anno facciamo in tutti i casi la festa del 2 giugno, la festa nazionale per l'ambasciata, al quale provvediamo ad un buffet per oltre 700 persone. E quanti circa sono oggi i ristoratori italiani a Praga? I veri ristoratori italiani a Praga si contano su 2 mani, sono sui 10 ristoranti veramente italiani. In questo momento abbiamo questo numero di ristoratori. Non ci interessa indubbiamente crescere, perché vogliamo che sia un club d'élite, e oltre ai soci ordinari abbiamo anche dei soci straordinari che sono formati più che altro da fornitori e da gente del settore che partecipa con alla ristorazione. Qual è il suo piatto preferito? Io vengo dal mare, da Fano, quindi a me piace il pesce tantissimo. Probabilmente per me una cannocchia bollita con un goccio di olio d'oliva e limone è quello che ho avuto anche oggi a pranzo, quindi questo è quello che mi viene in mente più. Potrebbe parlare della sua visione della cucina ceca? La cucina ceca negli ultimi tempi è migliorata tantissimo, senza dubbio. Sta succedendo quello che è successo in Germania già 5-6 anni fa, ovvero si sta rimodernando, stanno cucinando i cuochi ciechi, la nuova generazione, stanno alleggerendo un pochettino i piatti e quindi la stanno rendendo più interessante, più appetibile. È molto più moderna indubbiamente. La vostra associazione collabora con altre associazioni e organizzazioni italiane in Repubblica Ceca? Certamente collaboriamo e siamo in rapporti stretti, certamente con la WIM, con la nostra associazione, ed anche con la Camera di Commercio. Innanzitutto abbiamo anche fatto ultimamente un accordo con la WIM per uno sconto del 10% anche nella mia bottega, nel mio negozio, ed altre attività hanno accordato qualcosa. La ringraziamo per il tempo e per le interviste e le auguriamo tanti successi nella vita privata e professionale. Grazie mille a tutti i nostri lettori e visitatori del nostro sito. Grazie. Arrivederla. Grazie tante, piacere mio.